Međugorje, ecco perché la Santa Vergine appare ancora ai veggenti. Stupitevi. Ecco il messaggio della Madonna del 25 giugno 2019. Cari figli, ringrazio Dio per ciascuno di voi, e in modo particolare, figlioli, grazie per aver risposto alla mia chiamata. Io vi preparo per i tempi nuovi, affinché siate saldi nella fede e perseveranti nella preghiera, affinché lo Spirito Santo operi attraverso di voi e rinnovi la faccia della terra. Prego con voi per la pace, il dono più prezioso, anche se Satana vuole la guerra e l'odio. Voi, figlioli, siate le mie mani tese e camminate fieri con Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Da un'intervista di Padre Livio alla Veggente Maria. Padre Livio. La Madonna guarda avanti e ha questa bellissima espressione. Io vi preparo per i tempi nuovi. Cosa sono questi tempi nuovi? Maria. La Madonna ci prepara per il trionfo del suo cuore immacolato. Io penso che la Madonna con la sua presenza ci sta preparando a essere, come sempre lei dice, a essere saldi nella fede. La sua venuta in mezzo a noi è un soffio dello Spirito Santo, non soltanto per la parrocchia di Medjugorje, ma per tutto il mondo. Quante sono le vocazioni nate qui? Così Medjugorje è nel pieno del fervore e della gioia di camminare con la Madonna. Concludendo, possiamo dire che la Madre Celeste appare ancora ad alcuni dei veggenti perché ha bisogno ancora di tempo per prepararci ai nuovi tempi, che necessariamente dovranno passare per un periodo di purificazione e quindi attraverso la tribolazione. In effetti, ella stessa parla di Satana dicendo che egli vuole la guerra e l'odio. Ed è quello che purtroppo sta accadendo negli ultimi anni ancora di più. Dopo il messaggio del 25 giugno 2019, infatti, è scoppiato il Covid nel mondo, la guerra in Ucraina, la guerra in Israele. Satana si sta impadronendo del mondo, ma se noi continuiamo a pregare come vuole la Madre Celeste, allora arriverà quel rinnovo sulla terra tanto desiderato e finalmente la pace. Riflettiamo su queste parole.